Buonasera, ben trovati con la pagina sportiva. In apertura il ciclismo. Oggi si è disputata la edizione numero 62 del Giro delle Vallate Aretine con la conclusione sulle terribili rampe di Rigutinelli. Era il grande favorito alla fine della strada, gli ha dato ragione Luca Cavallo. Piemontese ha vinto la 62esima edizione del Giro delle Valli Aretine, finale da Tregenda con corridori stremati che sono crollati appena varcata la fatidica soglia. Negli ultimi 3 km di Rigutinelli c'erano punti fino al 15% di pendenza, forse un po' troppo per questi ragazzi che difficilmente trovano tracciati così impegnativi nell'arco della stagione. Cavallo era dato per possibile vincitore, il giorno prima si era piazzato in Veneto, come ci conferma nel post corsa. Eri il grande favorito, sei riuscito a dare la botta vincente. Sì, arrivavo dal Giro del Veneto ieri, che ho fatto terzo in generale. Non sapevo se ero stanco, non avevo ancora, ma sono stato subito bene oggi. Non lo hai dimostrato di essere stanco. No, diciamo che recupero bene. Oggi avevo una bella gamba e ho attaccato subito il pendice dalla salita. Senti, è difficile trovare corse per voi scalatori, ecco. Sì, non ce ne sono tante, ma mi sono adattato anche ad altri percorsi questa primavera e ho ottenuto tanti piazzamenti. Senti, una gara così la dovevate preparare in questa maniera? Sì, volevamo vincere appunto perché dopo ho fatto 8 podi. Allora volevamo la vittoria e l'abbiamo trovata finalmente. La gara ha avuto un inizio tranquillo dopo i primi passaggi da Rigutino. La corsa si è infiammata negli ultimi 50 km. Già la salita dei Macelli a Cortona è stata un assaggio del finale. L'ordine di arrivo è stato completato da Crescioli della Mastromarco, giunto a 37 secondi. Nicola Garibbo a 41, per lui una defaillance evidente dopo aver varcato la linea del traguardo. Rubino e Boschi, giunti con ulteriore distacco, hanno completato le prime posizioni. Tra i più attivi anche l'ucraino Sarenko, ma le rampe nel finale lo hanno messo fuori gioco. E passiamo al calcio, un sopralluogo per conoscere lo stato dei lavori. Il presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzo, ha visitato la nuova casa dell'Arezzo a Rigutino. Intanto c'è attesa per la ufficializzazione dei nuovi arrivi Iori e Mavuli, che potrebbero già essere comunicati nella giornata di domani. Questa mattina visita del presidente Manzo, che accompagnato dall'amministratore delegato Selvaggi e dall'architetto Bertusi, ha visionato lo stato dei lavori nella struttura di Rigutino, che tra poco diventerà la casa dell'Arezzo. Il campo sportivo Giusy Conti ha cambiato immagine e lo si nota da queste riprese. Un investimento importante che qualifica l'impegno del gruppo dirigente che sta costruendo le fondamenta di un grande progetto che passa dal restyling dello stadio. E quando si accenna alle strutture, non dimentichiamo le caselle che ospiteranno l'attività del calcio giovanile. Nota a margine, simpatico il cartello affisso fuori dal campo, un segnale di come la piazza stia apprezzando quello che i vertici Amaranto stanno facendo, sia per la squadra, sia per l'organizzazione societaria. Un momento di festa che ha coronato un'annata di grandi successi al Bagnoro. L'Amen Scuola Basket Arezzo è stata premiata in occasione della festa di Orgoglio Amaranto che si sta concludendo proprio in serata. La SBA è stata grande protagonista dell'ultima stagione sportiva. Il colore amaranto che il calcio ha saputo ben rappresentare con la promozione dell'Arezzo è stato lo stesso portato in alto dal basket che ha raggiunto il traguardo della Serie B. Una festa dunque in chiave amaranto con due realtà sportive attese da una stagione molto impegnativa. Secondo me la nostra presenza qui stasera non è tanto per ricevere qualcosa da voi, ma per ringraziare voi della vostra partecipazione, perché grazie a Roberto Gennari, che è stato il nostro legame, abbiamo visto molti di voi, ora io non saprei tutti riconoscerli, quindi a tutte le persone che sono venute, e vi vorrei fare anche un complimento per come gestite questa vostra organizzazione, perché noi ci abbiamo provato 10 anni fa, ma ha assicurato molta fatica e invece tanto di cappello per quello che fate.
Il Monte Valchi Calcio ha annunciato nel pomeriggio i giocatori con cui è stato raggiunto un accordo in attesa della ratifica federale. La squadra, come noto, è interamente da rifare dopo la retrocessione in Serie D e sarà guidata da Nicola Del Grosso e Simone Calori in panchina. I rossoblù hanno ingaggiato al momento i portieri Dainelli e Spurio, i difensori Artini, Franca Lanci, Messini, Morosi e Stefoni. A questi si aggiungono alcuni ragazzi della primavera che entrano a far parte della rosa, i difensori Calosci e Luca Tuorto, i centrocampisti Casagni, Nardi e Riccardo Croci. E l'arrivo di Massai non è stato accompagnato da altri arrivi, ma in settimana sono attesi i primi riscontri a San Giovanni Valdarno. Uno stand-by per evitare spese eccessive sta in questo breve ma efficace concetto. L'attuale momento di mercato della San Giovannese alla ricerca dell'ossatura per la nuova stagione, ma come ormai noto anche alle prese con un potere economico non certo altissimo, tanto che più di un affare come il portiere Giusti, ex Montevarchi, al momento non ha visto la stretta di mano proprio per la differenza tra domanda ed offerta. Se non altro, l'arrivo del mese di luglio chiude ufficialmente la stagione sportiva andata in archivio e finalmente eventuali innesti e conferme dovranno per forza iniziare a palesarsi. La volontà è quella di trattenere Sacchini, ma il centrocampista vuole, ad esempio, fino all'ultimo momento, aspettare una chiamata dal mondo del professionismo. Gli attaccanti invece richiesti da Bencivenni hanno preso tempo, con questo fattore che può giocare a favore o dell'atleta o della società a seconda del numero di ulteriori richieste giunte. È vero però che occorre anche spendere meglio, come hanno precisato i vertici societari nelle ultime ore. È altrettanto evidente che in caso di errori per un mancato allestimento competitivo in estate, i costi nella sessione di riparazione sarebbero poi decisamente più elevati. Chiudiamo con l'atletica, un altro straordinario risultato, il meeting nazionale di Pistoia del saltatore aretino Nicolas Gavagni. In settimana aveva preparato con cura la gara di Pistoia un meeting di buon livello, visto che erano presenti oggi 5 campioni italiani. Per Nicolas Gavagni è l'occasione giusta per dimostrare che a Caorle quel salto avrebbe meritato migliore sorte. La riprova è stata dolce, visto che a Pistoia si è migliorato addirittura di 5 centimetri, conquistando vittoria e nuovo primato regionale con 7,45, salto in lungo. Legittima la soddisfazione del ragazzo aretino allenato da Paolo Tenti, che scommette sulle sue grandi qualità. È un bel puledro questo Citto di Colcitrone, che è il padre capitano del quartiere rossoverde. Gavagni ha tutto per andare lontano, anzi per saltare sempre più avanti. Per la cronaca, oggi ha corso anche la staffetta, dove ha fatto vedere le sue doti di velocista, ma lui piace più il salto, ma anche in corsia non è niente male. E con questo bel salto di Nicolas Gavagni si conclude il TG Sportivo di oggi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.